Fratelli, desidero invitarvi a rivolgere lo sguardo al nostro Signore Gesù Cristo, che ci ama con carità infinita. Lasciamo le nostre abitudini del mondo e incamminiamoci verso la strada dell'amore. Chi di noi non ha provato cosa significhi stare lontano dal Signore, senza provare smarrimento e confusione? Ci siamo mai chiesti che cosa vuole da noi? Egli vuole un cuore nuovo, un cuore pronto al perdono, alla pace, attento ad aiutare i nostri fratelli più bisognosi. Ciascuno di noi è parte del creato, perché Egli lo ha voluto. Molti di voi pensano di non essere degni di guardare il cielo. Chi di voi continua un'opera sapendo che è sbagliata? Forse il falegname porta a termine un lavoro sapendo che il legno è marcio? Forse un muratore porta a termine un muro di pietra sapendo che poi presto cadrà e porterà dei danni? Allo stesso modo, può il Signore creare una persona sapendo che è cattiva? Dalle sue mani sono state create soltanto le cose buone. Il peccato ha impoverito la nostra vita e ci ha resi schiavi del male. Ma il Signore è così buono che ha preso le nostre sembianze per accollarsi i nostri peccati ed offrirci la vita per la nostra salvezza. Nessuno può dire: io non sono stato riscattato dal sangue dell'agnello divino. Dio Padre conosce la nostra vita e la conosceva prima ancora che fossimo creati. Nonostante tutto ha prevalso l'amore e a ciascuno di noi ha detto: io voglio, e ci ha chiamato per nome. Come possiamo noi dubitare del suo perdono? Lui ci ha perdonati prima che fossimo creati. Frate Francesco, cosa devo fare per amare Gesù? Dei poveri è il regno dei cieli. Quando preghi, rivolgiti al Padre e riconosci la tua povertà di spirito. Non promettere cose più grandi di te. Offri la tua povertà e accetta con amore di vivere santamente. Non pretendere nulla, ad ogni giorno basta la sua pena. Chiamiamo Dio Padre e amiamolo con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutto il nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, che in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Cari fratelli, prima di conoscere Padre Francesco, io vivevo nel peccato. E poi, invece, dopo aver ascoltato le sue parole, ho conosciuto il Signore. Ho conosciuto il Signore, l'amore di Dio, e mi ha riempito il cuore. E mi sento una nuova persona, una nuova vita dentro. Abbiamo lasciato le nostre famiglie, perché abbiamo capito che vivere nella povertà ci fa vivere nella letizia, e oggi ci sentiamo delle persone nuove, e la vita in questo momento ci sta dando qualcosa che avevamo perso prima. È vero, da quando viviamo nello spirito del Signore viviamo una pace grande, ci rallegra i cuori. È vero, vivere in fratellanza ci fa sentire lieti. La pace del Signore sia con voi. E adesso vi do la benedizione di Padre Francesco. Il Signore vi mostri il suo volto e vi dia la pace. Vi mostri la sua misericordia e la benedizione del Signore discenda su di voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tuttavia, per la presenza nella città di Viterbo di importanti famiglie sostenitrici del Papa, venne invocata da parte dei sostenitori dell'impero la protezione di Federico II. Iniziò un periodo di lotte interne tra Guelfi, guidati dalla famiglia dei Gatti, e i Ghibellini,
guidati dalla famiglia dei Tignosi.